ragazzi e benvenuti in questo nuovo video pack opening. Anche se qua abbiamo un case, credo, si chiama case, di Ghost from the Past. Gentilmente offerto da Magic Corner, che ci dà la possibilità di sbustare la Ghost, considerando che l'ultima volta abbiamo fallito la missione. Ovviamente, se volete questi box, li trovate in sconto in questo momento, quindi se andate sul loro sito, stanno sui 65 euro se non sbaglio. Se no potete comprarli anche singolarmente, che credo stiano ancora in offerta, se non sbaglio. Vabbè, nel caso non importa, perché avete sempre il mio codice sconto CAPPELLO10, che attualmente è valido sia per le carte singole che per i prodotti, e vi dà ovviamente la possibilità di risparmiare qualcosina e investire di più sulle carte a questo punto. Allora, l'obiettivo di oggi sarebbe trovare la Ghost, che ovviamente non uscirà, però anche un playset, che non usciranno sicuramente, forse me ne uscirà una, di Heavenly Match, vabbè, e non sarebbe male. Poi vabbè, se deve andare proprio male, anche qualche supporto dragonità non mi farebbe schifo. Ma andiamo subito ad aprirci questo bestione qua, che non entra ovviamente nell'inquadratura. Allora, devo ammettere che è molto più figo rispetto al pacchettino singolo, Questo va a finire là dove voi non vedete, c'è una mensola con tutti i box coperto. Effettivamente non sono tanti, sono due, però vabbè, ci stanno i box e questo finirà là. Ma andiamo ad aprire, vabbè, io stavo aprendo, togliamo questa cavolo di carta, c'è solo un impiccio. Allora, tiriamolo su e poi vi faccio vedere. Sposterò tutta l'inquadratura, ma non me frega, ve lo volevo far vedere. Guardate che cavolo di figata mi viene concesso di aprire. Spostiamolo e andiamo con il primo, ovviamente. Fortuna che questa volta ho il mio bisturi e facciamo molto più velocemente. Vi ricordo ovviamente, come prima, codice sconto CAPPELLO10, link di Magic Corner in descrizione, e acquistate questo prodotto. Poi, se sbustate la Ghost, taggatemi su Instagram, così io piango, perché dopo tutti quelli che ho aperto, e non sbustarla è un po' triste come cosa. Ma andiamo con il primo. Allora, abbiamo Magi Dolce, Pudincipe Sorellino, poi Motore Diapason, Campo Conduzione Fusa, Fusione Metalfosi. Oh! Non ci credo, devo trovare una fodera per forza. Alla prima fodera. Mamma mia, raga, quanto è bello. Primo pack, primo box, la Ghost. Non ci credo, non ci sarà più niente, no, non è possibile. No, cioè, mi merito di non sbustare più niente, basta. Allora, abbiamo Cosmojo, Solarvite Fanciulla. Allora, sto mazzo hanno detto che fa schifo, però cazzo, gli artwork quanto sono belli. No, sono bellissimi, è una roba allucinante. Penso uno dei migliori rimazzi, cioè i migliori artwork di un mazzo. Guardate che figata. Se gli danno qualche supporto decente e lo rendono forte, penso che me lo monto subito. Drago Arca Coraggioso, e fighissima questa, Notte Stellata Drago Stellato. Cioè, penso che due pack meglio di così non mi poteva andare. Veramente, fantastico. Terzo pack. Allora,
abbiamo disturbatore di aggiornamenti, manipolazione ladro del tempo, poi castello magidolce, poi esplosione Xyz e per concludere cerimonia cavaliere stellato. Ecco, altro supporto per i cavalieri stellato. Bello bello che il mazzo me lo volevo montare e più ne sbusto meno carte me dovrò procurare. Secondo boxettino. Allora, tre pack. Andiamo con il primo. Allora, Drago Ieratico di Tefnut Ultra. Uscirà un video loro su di loro, prima o poi, promesso. Poi, cambio di maschera. C'ho la seconda adesso. Salamagna Crestato, già trovato. Solarvite Gardner. E l'ultima, cielo, cavaliere stellato. Perfetto, altra carta per il mazzo. Poi. Allora, prigione reale, poi esplosione cavaliere stellato. Perfetto, mettiamola qua. Dimenticatoio dragunità, questo dovrebbe essere uno dei supporti nuovi. Ladro del tempo redotto, perfetto, anche questa non è male. Ragazzi, quindi considerando come sto pullando, secondo me dovreste comprare da loro. Cioè, portano bene. Poi, ladro del tempo, cronomagistro. Allora, sigillo ieratico del bando. Metalfosis Mithrillum. Poi, solarvite guaritore. E per concludere... Sì, così, mi piace sbustare. Oh, grande, scontro ad armi pari. Allora, ho detto che non accade che ne trovo il set, ma se lo trovo... No, dai, non può succedere, ho sbustato fin troppo bene. Ne devo aprire tre, non può esserci altra roba. Allora, primo pack del terzo. Siamo a metà corsa. Allora, sincro, fusione, miracolo. Poi abbiamo recupero, eruzione dei monarchi. Drago la valva e per concludere dai solarvite Dryadentia. Io non avrei messo sta sorta di tentacoli, però vabbè, chi so io per decidere quali sono gli artwork delle carte. Allora, altro pacchetto, altro giro. Abbiamo Metalfosi Cavalca Oro, poi Solarseme Genio Loci, poi Distruttore Fotonico Ultra, che carinissimo. Altro Metalfosis Mithrillum. E per concludere, ok, Voivoda Vampiro, che avevamo già trovato. Terzo pack. Poi allora, Metalfosi Volfiamma. Poi Salamagna Falco, Terra degli Ojama, Kyo Zanryu, che sinceramente lo preferisco raro, l'edizione vecchia, questo... non mi emoziona più di tanto. E poi Raid Raptor Lanius Tributo. Anche questa l'avevamo già trovata. Quarto box. Questo è andato un po' peggio degli altri, però come mi posso lamentare di una Ghost e un Evelyn? Sinceramente. Primo pack. Aspetta, fatemi mettere così. Primo pack. Sigillo ieratico della supremazia. Poi Cavalieri Fantasma, Lama della Nebbia, anche questa ottima ristampa e sono contento della sbustata, mettiamola lì. Metalfosi, Argento Uccello, Pericolo, Uccello di Tuono e poi Luminosità, Dragonità. Altro supporto Dragonità, anche questo non è male. Dai, andiamo alla seconda. Allora, Teletrasporto, ottima, questa mi serviva. Coda Favola, Rocca, aspetta, questo mettiamolo di qua. Costrizione Dragonità, fantastica come carta. Se vedevo di la verità non l'avevo visto tutto, spoiler, eh? Quindi molte carte le vedo per la prima volta. È fantastica, bella. Sigillo ieratico della convocazione e per concludere un'altra notte stellata, Drago Stellato. Ultimo pack del quarto. Ok.
Cheaper, Lamadrago, Occhi Galattici. Anche questa non è male come carta. Magi Dolce, Sorella, Fresca Tartina. Poi abbiamo Seiario, che... No, raga, questi normali così non li digerisco. Mi preferisco la versione old. Poi... Ah, Tessalos, il Mega Monarca. E per concludere andiamo con l'ultimo. Quindi ormai il playset di Emily Matched penso che me lo scordo, però... No, me lo scordo a prescindere. Allora... Primo pack, ennesimo Cosmogio. Poi... Terrore di Trishula. Penso che è il primo che trovo oggi. Meglio. Poi... Sigillo Ieratico delle Ceneri, Falange Draguidà e per concludere Salamandra la Valval. Carino, però non mi serve. Secondo pacchetto, andiamo. Prima carta, Ladro del Tempo Perpetua, Magus Spruzzo, Sincrofusione Miracolo, Richiamo di Apazon. Sembra il primo pacco. Adesso c'è la Ghost. Gramma Arma Dragonità e basta. E per concludere, ultimo pacco, che ovviamente non può esserci niente, perché penso ormai meglio di così non mi poteva andare. Quindi raga, vi consiglio di comprare il box, perché avete visto che non ho pullato male sicuramente. Solarvalon Drydes, Esplosione Xyz, poi Talpa Miniera, Drago Xyz Requiem Oscuro. Questo non è male. L'ultima, Red Raptor Lanus Tributo. E va bene ragazzi, facciamo un attimo un recap della roba carina che abbiamo trovato, perché effettivamente roba carina l'abbiamo trovata. Vabbè, dei supporti Dragonità e cazzi e mazzi, vabbè, quella era roba che non mi interessava, però effettivamente roba carina c'era. Poi Drago Xyz Requiem Oscuro, il Cheaper Lama Drago, Notte Stellata, il Teleport, la Lama dei Cavalieri Fantasma, Scontro ad Armi Pari, fantastica, speravo di trovare le altre due, però non mi lamento. Cheaper X, vabbè, la roba dei Cavalieri Stellato, e questa raga è tanta roba, mamma mia, non potevo sperare di meglio. Questa raga andrà dentro la collezione per forza. E va bene ragazzi, penso che con questo spacchettamento è tutto. Vi ricordo come sempre di passare qua sotto in descrizione, sia se volete acquistare questo prodotto, perché raga che ve posso dire, sia perché potete trovare diciamo i miei social e il video che ha fatto Vergens di Gaming Tonight. E caro Vergens, noi volevamo fare una sfida su chi pullava meglio, ma non so cosa vuoi fare, vedremo se tu sarai così fortunato, ma non credo. Ringrazio nuovamente Magic Corner per questa sculata, raga. Un bacione enorme, perché se voi potete vedere questo è grazie a loro. Ragazzi, ultima notizia importantissima, e aprirò un gruppo Telegram per chi mi segue su YouTube. Quindi qua sotto in descrizione troverete anche un gruppo Telegram. Entrate che vi tengo sempre aggiornati con i nuovi video. Quindi ragazzi, bacio a tutti e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti.